Carissimi amici della Pagonotomia, buona giornata, una sorpresa oggi. Io vi avevo detto che quando ci sarebbe stato qualcosa di nuovo da annunciare o da presentare, non sarei mancato, che la mia presenza nel mondo della rasatura tradizionale non era esaurita, ma semplicemente per i motivi che vi ho già spiegato, avevo deciso di limitare al limite. Diciamo al massimo i video, ma c'è una novità perché Donato Ciniello di Extra Cosmesi ci ha fatto, dico, poi vi spiego perché dico ci, una sorpresa che non ci aspettavamo. Una riedizione di Victorian, spero che si veda bene, Victorian, il sapone degli amici della Pagonotomia e non solo il sapone nel set, ci sarà il profumo che qua ne ho ancora un residuo che tenevo gelosamente, adesso gliene ordinerò una caterva perché è veramente per me eccezionale. Ma ci sarà anche il balsamo, diciamo la crema post rasatura e la crema idratante, da quello che ho capito. Quindi, perché poi una cosa che è nata negli ultimi giorni, ho ricevuto una telefonata, ho detto guarda, ho deciso di fare una cosa perché fatto anche piacere perché mi ha detto ho ricevuto molte richieste e io non posso che confermare che sia un prodotto eccezionale. Ma ci sarà una novità. La novità è che il sapone non sarà lo stesso. Non sarà lo stesso. Sarà lo stesso come fragranza, ma con una formula migliorata, quindi di più. Non sarà probabilmente nel vetro per anche contenere come dire, gli sprechi, insomma, cioè. E sarà con una formula migliorata. In questo caso, questo comunque è un sapone con l'aggiunta di latte d'asina, fieno greco e olio extravergine di oliva. Quindi potete anche farci l'insalata con questo. Scherzi a parte, ci vuole una sbarbata, no? Per dire, anche per celebrare questo evento, perché per noi alla fine è una soddisfazione, cioè io non sono un ipocrita, no? Tutti ti dicono: ma a me non me ne frega niente. Cioè, alla fine avere un prodotto sul mercato, anche un mercato di nicchia, con la tua faccia, no? La tua faccia bella, brutta, non so, non lo so, io sono un vanitoso. La faccia di Luca Esposito, il perfezionista, lui è un perfezionista, lui è uno che se non è tutto perfetto controlla i dettagli, è proprio un perfezionista veramente, lo conosco io personalmente, lui lo sa, che dico la verità. E il Conte, Rocco Contini, è un'istituzione, uno dei nasi più raffinati che abbiamo nel mondo della pagonotomia. E poi c'è il professore che sono io. E io sono un professore a honoris causa, diciamo così, ma in realtà non insegno un bel niente. Allora, facciamo una sbarbata con questo vecchio, tra virgolette, set che era l'edizione limitata. Ora io lancio un appello a Donato e tanto lo ringrazio a nome di tutti. Mettiamo quei capelli in ordine, a nome di tutti. Ma un profumo, una fragranza del genere, secondo me, ma se anche ci vuole togliere la faccia, non importa, va messa in produzione, secondo me, in catalogo, cioè non deve essere limitata, perché secondo me è un profumo inglese di una qualità eccezionale, al pari, a me piace addirittura di più, dell'ultimo che lui ha prodotto, che non mi ricordo più come si chiama esattamente, forse English Leather, e del Conte di Puglia, quindi profumi inglesi, profumi che richiamano la profumeria inglese. Allora, come ci sbarbiamo? Ma un profumo Victorian, età vittoriana, beh, non siamo all'età vittoriana, però quindi un rasoio vintage, questo Slim Boy. Questo Slim Boy, guardate in che condizioni che è veramente eccezionale. Mi pare che sia degli anni, adesso non mi ricordo più di che anno è, però è marchiato, ve lo dico subito, perdo colpi, è marchiato, eccolo qua, I come Imola,
4, quindi quarta decade, quarta 3, 6, 9, 12, cioè, è stato prodotto da ottobre a dicembre di quell'anno, dell'anno I, che sto vado a vedere quale, guardate le condizioni, rasoio perfettamente funzionante, lo mettiamo a 3, che è il suo standard, e che è lo standard da cui prendono poi le misure tutti i rasoi moderni, il 3 del Gillette Fat Boy o Slim Boy. Allora, come lame, legno le ferite, per l'uso quotidiano, Astra Blu, e quindi armiamo, come si diceva una volta, armiamo, no? Cioè, i creatori di neologismi, come fosse una pistola, cioè armiamo il rasoio. Io dico semplicemente mettiamo una lametta all'interno del rasoio, non è un'arma, sta qua, poi non ammazzi nessuno con questo rasoio. Il pennello è un altro omaggio, un altro ringraziamento a Marco Rinaldi, che tra l'altro, casi della vita, ho incontrato a Torino recentemente, a prendere un caffè una mattina in una storica pasticceria del centro, per caso, stavo andando a lavorare, lo incontro, cosa è Rinaldi, allora due chiacchiere abbiamo fatto. Eccolo qua, colore evocativo, questo giallo, la nuova versione, lui ha due versioni di pennelli, del pennello Skull, diciamo così, teschio, con il piccolo demone incastonato nell'ambra, questo se lo apriamo si scatena il vaso di Pandora, un maiale di un irsuto che solo un vero tonsore riesce a domare, chiaramente io scherzo, e i bossoli che se sbagli colpo ti esplode in mano, questo è anche il bello dell'emozione della rasatura. Ovviamente i bossoli sono finti, non finti, ma sono usati, quindi non sono assolutamente pericolosi. Allora, prendiamo questo Victoria, io sono in montagna tra l'altro, quindi anche un po' in condizioni di fortuna, perché l'ho saputo due giorni fa, non è che... Prendiamo questo Victorian e io metto un po' d'acqua per creare un po' di scioglimento, anche perché qua fa freddo, qua siamo ancora sotto zero, cioè non, specialmente di notte andiamo molto sotto, di giorno siamo sui 5-6 gradi, quindi non è che c'è tanto da ridere. I saponi si induriscono, si... Allora, intanto sciacquiamoci il faccione con acqua tiepida. Io spero anche che si veda sto video, perché non ho bene le prospettive, vedo un po' da dietro, perché sì, dovrebbe vedersi. Allora, pennello, e andiamo a prelevare, facciamo un face lettering, andiamo a prelevare, ma è di una morbidezza quando lo si preleva disarmante. Io non so cosa possa essere ancora la nuova formula, perché questa io la trovo già perfetta, e migliorare qualcosa che è già molto vicino alla perfezione, per chi piace questo genere di sapone, pasta di sapone, è molto difficile, quindi sono curioso di vedere cosa ne esce. Appunto, un colore bianco ma che tende un po' al grigio, vedete? Ecco qua, guardate quanto è venuta. Abbiamo fatto lo shampoo al nostro teschio. Allora, prima in saponatura, mettiamoci un po' d'acqua, guardate la facilità con cui monta,
e subito sale al naso questa fragranza molto British. Molto fresca anche. Direi primaverile estiva, ma anche adatta anche all'inverno. Sapete che io amo le insaponature leggere, ma qui ce n'è finché ne volete. Ecco qua. Una sciacquatina alle mani. E iniziamo a operare. Ecco qua il mio solito taglio con la lunga passata. Sciacquiamo il rasoio. Lunga passata perché stressa meno la pelle. La lama stainless aggrappa il pelo. E il risultato è sempre stato molto positivo. Zona collo. Ok, il pelo è andato. Contate che molte barberie inglesi fanno solo questo, fanno solo il pelo. Magari te lo fanno tre volte. Iniziamo a pulire un po' qua perché sennò poi sono dolori. E passiamo alla seconda insaponatura con il nostro teschio che ormai è pregno di Victorian. Seconda passata. Ecco qua, adesso iniziamo a sciacquarci un attimo le mani perché sono scivolose, se no. Seconda passata la facciamo con il mio contropelo. E il pelo pubblico. O sta acqua che non si chiude.
Ecco qua, questo è il mio contropelo, eh? Ognuno il suo contropelo. E fare il famoso face mapping. Invece qua è così. Con una passata obliqua, vedete? Che fa la curva. Per il mio contropelo, e poi ognuno è diverso. Punto più delicato della mia pelle è questo, dove ci va un lavoro in più, una passata in più. Ma come vedete, ci siamo. Rifiniture. Qui non c'è la barba. E la rasatura è completa. Sciacquata con acqua fredda di montagna, e qui sono dolori, nel senso che è proprio fredda, e quando dico fredda intendo dire fredda, corrobola. Tamponiamo, puliamo. Direi che il risultato è eccezionale. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Ripeto, grande sorpresa, e ringrazio il Don, che in spagnolo vuol dire semplicemente signore. Don Juan vuol dire signor Giovanni, cioè il Don, che però da noi assume anche significati religiosi, infatti lui è quasi un'entità che ricrea la linea Amici della Pomotomia Victorian. Ecco qua il nostro logo, e lo ringraziamo tantissimo, con una formula rinnovata per il sapone. E intanto andiamo a mettere anche il fluido, che serve per tonificare un po' la pelle, per lenire, no? Dopo la rasatura. Mentre lo lasciamo asciugare, facciamo una piccola panoramica. Questa è un'istituzione da biada a 99% dei rasoi moderni. Rade, che è un piacere, abbinato alla lama giusta. Questo qua rimane insieme al Fat Boy, insieme a tanti altri rasoi vintage, il top, uno dei top. Potete fare acciai, non acciai, questo è un rasoio che, ragazzi, se ci fosse un'isola deserta, forse ho un Fat Boy o questo, mi porto e basta, perché è pure regolabile. Grandissimo Marco Rinaldi, che con la sua abilità ha creato questo prodotto esclusivo, che lui vende esclusivamente alle persone che reputa degne, perché le persone indegne lui non le reputa appunto all'altezza di possedere un suo manufatto. Io ne ho due, quindi grazie Marco, perché vuol dire che mi ritieni degno, mi ritieni un uomo con una dignità, con un onore. La mette, io ve le consiglio, io le uso tutti i giorni. Queste, le gilette rosse, le Silence, costano poco, radono benissimo,
In realtà non, tutti i giorni dico male, perché io mi rado una due, diciamo, o tre volte alla settimana adesso, no? Perché con la fretta, con il lavoro, tutto quanto, però con queste si va sul sicuro. Non sono lame aggressive, non sono lame particolarmente ostiche da domare, ma il risultato è estremo, eccezionale. Astral Blu, quelle verdi scivolano un po' troppo per i miei gusti. Chiaro che forse magari chi inizia preferisce qualcosa di più semplice, ma queste sono semplici, basta semplicemente saperle usare, cioè è semplicemente una questione di tecnica, tra virgolette, no? Perché la stylus cosa fa? È meno, non ha la patinatura in titanio, platino, quello che è, e quindi aggrappa molto di più il pelo, ma una volta che è aggrappata, come avete visto, fa delle passate lunghissime, quindi non c'è nessun tipo di problema, scorrevolissime. E adesso andiamo col gran finale, quello che rimane. Adesso per fortuna faremo una scorta di Victorian, una bella agitata. E portiamo Londra nelle valli di Lanzo. Ah. Non ne farei mai basta, come si dice qua di monte, non ne farei mai basta. Piccolo dialetto, piccolo parentesi di dialetto piemontese. Allora, che dire? Io ve lo consiglio. Noi, come sempre, precisiamo che il nostro guadagno è zero, cioè non è un'operazione commerciale nostra. Noi abbiamo la soddisfazione, e per noi è tantissimo, di avere le nostre belle facce da, decidete voi da cosa, su un prodotto, e per noi questo è il massimo. Quindi per noi non è un discorso commerciale, non sto facendo il piazzista. Ve lo consiglio perché è un prodotto su cui noi abbiamo lavorato all'epoca, 2 anni fa mi sembra, molto, con Rocco in particolare, che ha un naso eccezionale, noi che abbiamo dato le nostre indicazioni e abbiamo creato qualcosa di, secondo noi, non uguale a qualcosa in commercio, magari simile ma non uguale, e secondo me migliore. Questo non è toilette, con cui farete sicuramente un'ottima figura anche in ambienti formali, in ambienti di lavoro, in ambienti a feste, insomma, in ambienti dove è un profumo non volgare, ecco, non quei profumi pacchiani, ecco, un profumo elegante. Quindi, e poi una preghiera al Don, magari togliere facce, non togliere, però questo merita di essere messo in listino, fisso. Merita perché lo merita. Quindi, anzi, tienicene le facce, tienicene, perché ci tieni, almeno così siamo contenti. Comunque, un abbraccio a tutti nella montagna. Ci vediamo, come vedete, quando si può, ci vediamo. Poi qualcuno ha scritto, ma adesso tu collezioni orologi. No, ne ho sempre collezionati, adesso guardate, ho un Citizen dal quarzo, pensate che lusso. Tanto è un orologio affidabilissimo, però voglio dire, non sono assolutamente passato, tra virgolette, un'altra mania. Rimango un tonsore, semplicemente le condizioni del mercato sono condizioni che non sono compatibili con lo youtuber, perché lo youtuber, se non ricevi i prodotti da testare, non può comprarseli, che non guadagna niente. Quindi io, poi avendo un altro lavoro, non posso neanche monetizzare, quindi sarebbe assurdo che tutte le settimane io comprassi un set, ecco, per dire. Però se arrivano novità, se qualcuno mi fa a provare qualcosa, sono aperto a questo. Infatti anche stavolta è venuta fuori questa cosa qua, che non è una novità questa, ma sarà una novità quella nuova, tanto in preordine sul sito di Exxon Rosmesi, e allora valeva la pena. E vale la pena anche per salutarvi, perché tanti mi avete scritto esprimendo il vostro affetto, la vostra
amicizia, io vi ringrazio e ricambio. E allora buona domenica e buona sbarbata a tutti.